siete stati in vita sono stato il vostro sogno. Volevo dire che questi ragazzi sono un gruppo di giovanissimi, il più piccolo ha 9 anni e il più grande ne ha 21. L'adattamento teatrale del romanzo di Charles Dickens, Un canto di Natale, l'ha scritto un ragazzo di soli 15 anni, Alessio De Paulis. Io gli farei un applauso sia a lui che a tutti i ragazzi. La cosa bella di questa serata, di questo spettacolo che già ha fatto una mini tournée in giro per la provincia di Roma, è che è uno spettacolo fatto dai bambini in difesa dei bambini, perché questa serie di spettacoli è stata realizzata da Bambis Animation in favore della Caramella Buona Onlus. Questa sera abbiamo il presidente Roberto Mirabile. Queste sono solo le ombre di ciò che sei stato. Non devi prendertela. Portatemi via, non riesco a sopportarlo. Un paese ha tante associazioni che fanno volontariato è perché manca lo Stato, e questa è una cosa grave. Allora, viva le associazioni che ci sono e che con il loro, la loro opera quotidiana si danno da fare per rattoppare, mettere una pezza laddove lo Stato manca, ma questo si ricollega a un ragionamento importante che ha fatto il presidente Mirabile proprio l'altro giorno, sempre sul Giornale d'Italia, e ha detto: dopo che la politica avrà risolto i suoi grossi problemi, bisognerà mettersi a lavorare seriamente a testa bassa, perché non si può pensare che le tematiche relative a una cosa così importante come la pedofilia siano delegate soltanto alle associazioni. Le leggi devono essere dure, devono essere certe, le pene devono essere certe, i pedofili devono stare in galera. Ecco, questo era il discorso. E noi siamo infatti in un teatro occupato. Io ringrazio i ragazzi di Giuliano Castellino, di Attivisti, perché hanno realizzato questo teatro. Quando siamo entrati qui dentro, chi c'era se lo ricorda, era un cantiere, neanche, insomma, anche peggio di un cantiere. Abbiamo trovato i muri divelti. Adesso è vero che ancora c'è tanto da fare, però comincia ad avere una struttura importante. I ragazzi qui ci stanno notte e giorno. Anche qua è mancato lo Stato, probabilmente. Quindi, scusate la critica, però penso che quando delle persone partono, io so che c'è anche il consigliere comunale di Montorio, Montorio è la cittadina in provincia di Roma da cui vengono questi ragazzi di Bambis Animation. Io ringrazio Giovanni Fioravanti che è venuto qui questa sera. Lo ribadisco, anche perché dire le cose due volte è meglio che dirla una volta sola. Siamo qui per una causa, perché abbiamo sposato una causa, perché siamo genitori, perché siamo stati bambini e perché abbiamo visto persone che dal nulla hanno creato un'associazione o qualcosa di straordinario da donare. Stanno donando il loro tempo, stanno donando se stessi, le proprie idee, le proprie convinzioni giuste e buone, e sono loro i rappresentanti della Caramella Buona, il presidente, l'avvocato lì tra noi, persone come noi che magari anche loro, come Giovanni Fioravanti, il consigliere, sono venuti da non so dove, magari da Milano, non so, da Frosinone, da Palermo. Noi siamo qui per questo motivo,
per dare supporto a loro, per dire a loro: non mollate, perché noi, il mondo vero, quello giusto, c'è. E quando è il momento, viene fuori. Viene fuori con queste iniziative. Noi abbiamo portato il nostro spettacolo in altre situazioni, teatri, nella provincia di Roma, soprattutto e solamente con lo scopo di fare del bene per i bambini che voi curate. Questa sera siete stati non solo bravi, ma avete fatto tanto, perché questa opera che forse non tutti conoscono, ma è famosissima, in modo molto semplice ci spiega che con poco, in realtà, tutti noi con un piccolo sforzo potremmo fare tanto bene per gli altri. E questo la Caramella Mora riesce a farlo, Emma, presidente, Giara Nera, Associazione Bambi, ragazzi della compagnia, proprio grazie anche a voi. Grazie anche a voi, ogni giorno, con perseveranza, vero? L'abbiamo detto prima. Noi della Caramella Mora ogni sera andiamo a letto stanchi, col pensiero il giorno dopo di tornare al lavoro, di tornare alla nostra missione per far sì che i pedofili, i sex offender, gli stupratori, coloro che mettono le mani sui bambini e sporcano questi bambini, finiscano in galera, in carcere, vengano isolati. E quando ci siamo visti con tutti voi, a cui siamo affezionati veramente, lo dirò all'infinito, quando ci siamo visti, quando è mesi fa, in estate, inaugurare questo teatro che vedo ogni volta cresce con il vostro sacrificio, e vi ho detto che vi avrei portato un regalo dopo un anno. Beh, abbiamo anticipato, vero, con l'avvocato Nassisi, che è diventata con il nostro gruppo. Voi sapete, forse molti di voi sanno, che neanche un mese fa a Piazza di Clodio, in tribunale, la Caramella Mora con Monica ha mandato in carcere, o meglio, ha fatto condannare, poi speriamo, ma sono sicuro che ci andrà in carcere, anzi no, c'è in carcere questa persona, ha fatto condannare un delinquente, un criminale pedofilo a 9 anni e 4 mesi di carcere. E con questa condanna, poco più di un mese fa, la Caramella Mora ha superato negli anni i 100 anni, il secolo di condanne cumulative nei propri processi a carico di questi criminali. 104 anni di carcere. Logicamente, ancora un minutino, perché sono cose. 104 anni, ma porca miseria, quanti di questi, Monica, sono effettivamente in carcere? Allora il nostro, un mese fa, l'hanno ammanettato davanti a noi, ok? Abbiamo fatto condannare l'anno scorso un'altra persona importante a Roma, 15 anni e 4 mesi, e fuori che cammina. Abbiamo fatto condannare, sempre l'anno scorso, il caso famoso con le Iene, persona che addirittura indossava una divisa, 9 anni e 8 mesi, e ancora fuori.
ci sono dei meccanismi, insomma. È vero, Monica, per queste persone molto pericolose, sempre pericolose, io chiedo veramente che questi, una volta presi, condannati, finiscano subito in carcere, subito, perché sono troppo pericolosi per i nostri bambini. Sono dei nostri sostenitori, dei nostri amici politici che ci sostengono in questo, però occorre un impegno maggiore, è vero, occorre un impegno maggiore, e spero che finisca questa schifezza in cui si parla di tutto meno che delle cose importanti che riguardano la vita quotidiana e la sicurezza delle nostre donne e dei nostri bambini, perché è ora che la politica, santa pazienza, torni a fare il proprio dovere. E questo noi dobbiamo chiedere che sia di destra o di sinistra, non deve spiegarci nulla. Noi abbiamo, manca qui, una persona che fa parte del gruppo degli aspirantatori e degli animatori, però abbiamo allacciato con una nostra carissima amica, che si chiama Laura, un rapporto di collaborazione che durava già da un anno. Laura è una ragazza che oggi vive, grazie anche all'eccellenza della medicina italiana, soprattutto grazie all'amore di due genitori splendidi, di una famiglia eccelsa, e Laura è una ragazza che qualche mese fa è stata lasciata per terra da un disgraziato qui a Roma. Ne hanno parlato giornali locali anche. E noi abbiamo vissuto questa storia come qualcosa che ci toccasse forte, perché Laura era una di noi, faceva i giochi acrobatici col fuoco, la danza del ventre, era la nostra promessa, la volevamo lanciare, l'abbiamo lanciata molte volte nei nostri spettacoli con successo, io ho già dei video che poi ti darò. E da parte mia e da parte loro, o sbaglio, questa serata noi la dedichiamo a Laura.